Enrico Lecis Cocconto mi parlò del libro di Gianfranco Murtas qualche settimana fa, praticamente alla vigilia del suo, come si dice, allestimento definitivo in tipografia. E devo dire che con un grande segno di amicizia mi ha chiesto di introdurre e moderare questo incontro di oggi. Lo ringrazio, io faccio questo molto volentieri, innanzitutto per il ricordo di Lucio, ma anche, come dicevo, per condividere con i nostri ospiti questa sera una riflessione utile. Utile perché, e qui uso un termine di Valerio Zanone, questa disarmata fedeltà liberale ha bisogno di sostegno, ha bisogno di testimonianza, di collocazione, se me lo consentite, per comprendere quanto e perché oggi i liberali sono la specie, diciamo, diffusa di questo trasversalismo, che è anche forse il prodotto del cosiddetto maggioritario immaturo del nostro paese. Ed è un po' come se il termine liberale sia diventato una specie di accessorio utile alla politica nazionale, cioè il paese evidenzia un bisogno di moderazione e gli schieramenti poi rispondono riadottando appartenenze liberali che qualche volta appaiono francamente un po' deboli. Ecco, direi che se da una parte c'è questa fedeltà disarmata, quella di oggi è anche una disarmante transizione che mi pare peraltro già messa in discussione. Fatto singolare questo a 10 anni, diciamo, dall'avvio della transizione e a 10 anni dalla morte di Lucio Lecis Cocconto. Direi così orgogliosamente fuori posto, come un po' richiamava il sindaco Floris, rispetto al dibattito di quel momento che proiettava il paese verso una stagione riformista con eccessi di antipolitica che vanno sempre di moda e con un recupero anche strumentale dei riferimenti liberali. Ricordo Lucio in un programma televisivo che conducevo all'epoca, eravamo alla vigilia delle politiche del 92, e mi rimase impresso per una serie di puntualizzazioni che fece sulla genericità dei suoi interlocutori. Fu molto battagliero in quell'occasione perché alla fine mi ha costretto quasi a bloccarlo. Tanta era la sua urgenza in quella occasione di sottrarsi alle demagogie, agli slogan che qualche volta la televisione sollecita. Ecco, questo mi offrì di un liberale vero quell'anima di passione politica che nella consuetudine della moderazione poi si rischia di non cogliere, ma anche di non esprimere. E questo perché? Perché il punto vero di Lucio era lo stile, la certezza della provenienza e dell'attualità di quella provenienza mentre tutti modellavano l'etichetta liberale per ricollocarsi poi in quel maggioritario che stava ormai per arrivare. E mi piace la definizione, che forse è anche una provocazione positiva, se me lo consente Gianfranco, di religione liberale che l'autore usa nel libro, e mi convince la sottolineatura di questa compatibilità tra liberalismo e cristianesimo, cioè la fede cattolica affiancata alla visione laica della politica e delle istituzioni. Anche questo oggi è uno degli ambiti di manovra del consenso, e bene fa Gianfranco, a mio avviso, a evidenziare come l'educazione in congregazione mariana a Cagliari diventasse una integrazione per nulla in contraddizione con la formazione umanistica di famiglia. La faccio breve, ci sono molti spunti in questo libro per affrontare il dove siamo e dove andiamo in questa stagione un po' convulsa della politica, che comincia però anche a diradare gli effetti speciali, no, della supercomunicazione. C'è ad esempio una lettura nel libro del ruolo dei cattolici liberali che io considero di straordinaria attualità. Una posizione coraggiosa negli anni 60, forse in larga parte anche degli anni 70, e una posizione che oggi i centristi del centrodestra, del centrosinistra, propongono poi alla fine come quella più aderente
per una lettura corretta dei sentimenti del paese, una lettura efficace. Lucio Lecis, Congregato Mariano, che dice che la religione è un suo affare di coscienza e che non la usa per fini elettorali, è un'altra di quelle immagini che il libro fissa molto bene in questa Cagliari un po' ben pensante, un po' dal rigore ostentato. E forse anche questa era, diciamo, la difficoltà di Lucio Lecis Cocortu di rappresentare i liberali gobettiani di sinistra rispetto poi alla maggioranza del partito. Ci sono molti spaccati di famiglia in questo libro che sono utili proprio a raccontare, a capire il percorso di Lucio, ma anche a cogliere l'atmosfera più generale, a mio avviso, della sua formazione. È un racconto molto delicato, quello di Gianfranco Murtas, è un racconto che comincia proprio 10 anni fa, quando Gianfranco sollecitò tutti gli amici di Lucio affinché gli dessero dei contributi scritti che potessero proprio raccontare concretamente questo percorso. E dicevo, in questo racconto si trovano anche le, tra virgolette, trasgressioni di Lucio, antiblasone, le amicizie con i giovani, tra virgolette, non ricchi, la voglia di capire la contestazione degli anni 60, ma anche questa scelta di difendere i valori tutti. Ne dico soltanto uno, la famiglia, e cito testualmente dal libro, non per un principio di dottrina, ma per una esperienza concreta di famiglia. E forse qua sta la chiave di lettura, e davvero concludo, delle scelte di Lucio Lecis Cocortu. Sono sempre state scelte senza calcolo, l'ha ricordato il sindaco molto bene poco fa, e sostenute dall'incontro dell'ideale e dell'esperienza messi insieme. E mi domando se così si è più in generale eremiti della politica e non solo eremiti del liberalismo, per citare il professor Romaniero. Forse il problema è che tutti dobbiamo recuperare anche un'osservazione un pochino più intransigente, capire di che cosa sono portatori i politici di oggi, capire che storia hanno e quindi quali esperienze concrete possono trasferire nell'impegno politico. Oggi molto si è perso di quella attenzione del passato, forse anche di un certo modo di insegnare la politica, di fare scuola politica. Ecco, oggi ricordare Lucio Lecis Cocortu con questo libro significa, come dicevo in apertura, porsi anche qualche domanda in più in un momento di preconfezionamento della politica, di dichiarazioni polemiche, sempre senza alcun riferimento alla prospettiva e alla provenienza. Questo è il deficit, a mio avviso, della comunicazione politica, forse dettato anche dall'esigenza di essere sempre pronti al riposizionamento, come ricordava il sindaco. Ecco, questa certamente è la tentazione che Lucio Lecis Cocortu, da rivoluzionario liberale, non ha mai avuto. Ringrazio ancora Enrico e Gianfranco Murtas, che davvero tenacemente in questi 10 anni ha voluto questo libro.